è un contributo che diamo per il benessere e la tranquillità della collettività di cui facciamo parte, di cui abbiamo, della quale abbiamo una responsabilità molto importante. Quindi ogni giorno cerchiamo di fare del nostro meglio e era giusto ringraziarli. Ha iniziato così Nicola Candido, comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata, con un ringraziamento a tutti i carabinieri per l'impegno quotidiano che mettono nello svolgimento delle loro funzioni, una missione, quella del carabiniere, che trova la sua solennità nella ricorrenza della fondazione dell'arma datata 1814. Come tradizione, la ricorrenza è anche occasione di riflessione e confronto sui risultati conseguiti nell'ultimo anno, dove sono stati 5.853 i delitti perseguiti, 1.601 quelli scoperti, 129 arresti e 1.869 denunce. Grande attenzione soprattutto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati di violenza di genere, ma anche tanti controlli e denunce nei cantieri post-sisma e nello stanare i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Nella mattinata di Macerata consegnati anche encomi e riconoscimenti a coloro che sul campo si sono distinti in importanti operazioni. Presente infine anche una delegazione di piccoli studenti, proprio per tramandare alle giovani generazioni i valori storici della benemerita. Facciamo dell'attività informativa, come ho detto nel discorso, uno dei nostri cavalli di battaglia, perché sappiamo benissimo che dobbiamo contribuire, dal nostro punto di vista, ad educare, a dare un contributo per la loro crescita. Il carabiniere non è soltanto quello che arresta e quello che denuncia, ma è anche quello che fa attività di prevenzione e informazione nelle scuole.